E che non voglio. Mi dicono che devo iniziare. No, non è che non voglio, voglio. Anche perché questo è un libro che racconto volentieri. Questa cosa strana di uscire con un libro 4 mesi dopo che sei uscito con quello prima, questa è un'intermittenza buffa, curiosa. E capisco anche che sia difficile per il lettore a volte capirla. Cioè, mi immagino quanta gente si sarà detta, ma come? Cioè, è appena uscito l'altro. Cioè, che cosa significa sta roba di... Però anche lì, anche la tempistica, una forma di libertà, io trovo che sia anche quello di scrivere piuttosto liberamente, di giocare col calendario e con le consuetudini. Mi ricordo che quando ho iniziato pensavo che, ad esempio, pubblicare un libro ogni anno fosse un chiaro segno di mediocrità. Cioè, chi pubblicava un libro all'anno evidentemente era uno scrittore mediocre, che pubblicava per guadagnare, che allora mi sembrava una cosa vergognosa. Anzi, mi veniva da pensare che più anni passavano tra un libro e l'altro, più allora voleva dire che uno scrittore era un vero scrittore, diciamo. Ed ero abbastanza fiero che all'inizio tra i miei libri passassero almeno 2 anni, quando non 3, che peraltro poi riempivo di altri libri di saggistica o cose del genere, perché poi uno che deve fare star fermo o covare un libro per troppo tempo, non credo nemmeno che sia una buona idea. Però comunque avevo questa idea un po' ascettica del tempo e adesso mi è rimasta l'idea che non è il caso di scrivere tantissimo, però insomma la forma libro è una cosa strana che si è andata un po' anche, è molto cambiato, è tutto cambiato in un modo che è abbastanza interessante. Ogni tanto mi rendo conto che, ad esempio, che ci sono alcuni che pubblicano libri con un'idea e con un ritmo che è molto più affine al fare un blog, cioè c'è un discorso aperto con il pubblico, il tuo pubblico, gli dai un ritmo che anni fa sarebbe stato impensabile e magari anche la forma in cui lo fai, cioè ogni singola puntata di quello che fai non è poi così formata, conclusa, ma insomma è più aperta. In questo c'è qualcosa di interessante. Ad esempio, io ho iniziato in anni in cui era per uno che debuttava, c'era il primo libro, poi c'era il secondo libro che era il più difficile, e poi c'era il terzo libro che era quello della consacrazione, se venivi consacrato, se no del fallimento, se venivi rifiutato. Insomma, era tutto fatto come fosse a colonne, diciamo, no? Mentre invece nel tempo è talmente cambiato il nostro mondo che è diventato tutto molto più fluido e più che delle colonnone lì in mezzo c'è una specie di parlare quasi ininterrotto tuo in diverse forme col pubblico, nella forma del libro, nella forma del tuo essere pubblico, gli scrittori parlano in pubblico molto più di una volta. Le altre cose che fai, c'è chi fa l'autore televisivo, c'è chi fa lavoro editoriale, c'è chi fa cinema, insomma, diverse cose che fai. Insomma, per cui alla fine diventa effettivamente come una specie di lunga chiacchierata con la gente che ha voglia di starti dietro e i libri sono una specie di richiamo periodico, però non c'è più quella solennità del libro, ecco, non so. Per cui alla fine non è che mi ha fatto così impressione pubblicare un libro 4 mesi dopo aver pubblicato quello prima. Mi è sembrato una cosa, anzi, una bella, non so, un bel controtempo rispetto a quello che forse ci si aspetta in genere. Devo anche dire che c'era una ragione, cioè che io questo libro qua, 3 volte all'alba, quello che è uscito adesso, l'ho pensato mentre scrivevo Mr. Gwyn, che è quello che è uscito prima. Ma non solo, come sempre mi è successo che mentre scrivo un libro penso a quelli dopo o ad altri perché mi piace, perché mi distraggo, perché mi curo da quello che sto scrivendo, ma mi è venuto invece proprio, mi è venuto perché faceva parte del tappeto che stavo facendo, cioè era un pezzo del tappeto che stavo facendo che però non volevo mettere in quel tappeto lì. Mr. Gwyn è una storia di ritratti e io volevo raccontarla tutta tranne fare vedere veramente un ritratto. Ma naturalmente ogni pagina di quel libro ti gira, per così dire, perché tu guardi lì dove c'è il ritratto e poi te lo nega in qualche modo, ma te lo nega non in un modo, credo, sgradevole, ma in un modo che io pensavo dovesse diventare pagina dopo pagina naturale, cioè che anche il lettore dice no, però non mi farà mica vedere il ritratto alla fine.
pensavo che di dover costruire questo tipo di cosa. E alla fine penso che mi sia venuto ed era così, cioè uno consuma tutta la storia di Jasper Green e di questa sua invenzione dei ritratti in quel modo lì, come li fa lui, con quello scopo che ha lui, e alla fine la storia si chiude tra virgolette e tu veramente un ritratto non l'hai mai visto in nessuna di queste pagine e va bene così. Tuttavia, naturalmente, per tutto il tempo ho immaginato di essere Mr. Green, ma fisicamente così avrei molto desiderato scrivere uno di questi ritratti. Non volevo che la gente lo leggesse, ma volevo scriverlo perché mi sembrava una roba, essere uno scrittore, in quel caso particolare, di quel tipo di ritratto ti viene in voglia, no? E voilà, e allora avevo seguito qualche idea che poi mi è sembrata molto stupida e quindi non le ho poi realizzate. E poi verso la fine del libro, cioè le idee stupide erano tipo scriverlo e mandarlo a pochi o quelle cose, ma no. E verso la fine del libro, a un certo punto, si cita un altro libro scritto da un anglo-indiano, con questo titolo che mi piaceva, Tre volte all'alba, che diventa importante nella trama di Mr. Green. Nel libro Mr. Green si dicono due o tre cose di questo libro, che era breve, che era in tre parti, ma una cosa si capisce, e cioè che la prima di queste tre parti era l'autoritratto di Jasper Green, il ritratto che Jasper Green aveva fatto a se stesso e che poi ha nascosto in questo libro scritto da lui sotto falso nome. Vabbè. Insomma, scrivevo di questa roba e mi immaginavo questo autoritratto e ho pensato che mi sarebbe piaciuto in qualche modo scriverlo. Non so, per qualcuno, non per me, per queste robe onanistiche, no, però per poca gente, per qualcuno che sceglieva, chi lo sa, il mio editore, forse. Bah. E poi lì, perché alle volte succede, questo vago desiderio mi si è incrociato. Racconto tutta questa storia perché mi hanno detto che devo parlare prima che poi facciamo quello che dobbiamo fare, cioè domande e risposte, ma anche perché questa storia è complicata e così una volta la racconto, una volta la spiego, magari mi riesce di farlo capire. Qualcuno ha segnato dall'altra parte di questa hall, di questo albergo, questa è la hall di un albergo, perché Tre volte all'alba è un libro fatto in tre parti e ciascuna di queste parti inizia in un albergo. E due proprio in una hall, che è un posto che io adoro, degli alberghi. Fine della digressione. Mi resta da capire, perché non ho gli occhiali, se ha segnato il Barcellona o il Milan. Va bene. C'avevo questo desiderio comunque di vederlo, di farlo, di scriverlo, leggerlo, questo autoritratto, e questo mi si è incastrato con un'idea che c'avevo un po' in testa da tempo, ma non ben chiara. Un giorno, non so perché, l'ho avuta chiarissima, di un libro con un certo schema formale, che mi eccitava da morire, trovavo fantastico. E così, insomma, le due cose mi sono incastrate una nell'altra. Ho capito, mentre finivo, scrivevo le ultime pagine di Mr. Green, ho capito che mi sarebbe piaciuto da matti, finito Mr. Green, continuare a scrivere questo libro con questo meccanismo narrativo che avevo in mente e addirittura farne un Tre volte all'alba e scrivendo nella prima parte di questo libro l'autoritratto di Jasper Green. Complicato, ma in realtà è semplice. Una mattina ero lì, un po' annoiato, mi viene questa idea, dico, e prima che mi passasse chiamo il mio editore e gli propongo tutte queste cose non completamente canoniche, cioè fare un libro che poi esce 3-4 mesi dopo l'altro, che in parte è incastrato con questo, però lo possono leggere anche se non hanno mai letto Mr. Green. Però, dato che lui ha detto sì, vabbè, facciamolo, perché un editore comunque non va vissuto come una costrizione per nessuno, cioè è veramente qualcuno che ti aiuta a fare quello che tu vuoi fare. Magari ti aiuta a non fare neanche le stronzate, che non è il caso che tu faccia, ma insomma è una sponda che è utile anche dopo tanti anni che fai questo mestiere. Quindi il fatto che lui avesse detto sì, ho pensato che si potesse fare. Così ho scritto Tre volte all'alba, che effettivamente è un breve libro che non saprei nemmeno dire se è un romanzo, mi sembra forse un po' troppo, anche se penso che in copertina abbiano scritto romanzo. Non è la forma romanzo, d'altra parte. Ma non sono neanche racconti. Mi piace che non ha un nome, perché se fai cose che non hanno nomi,
sei vicino a qualcosa che vale veramente. Comunque, in tre parti è, come promesso in Mr. Green, sono due personaggi che si incontrano per tre volte. Il primo incontro, chi ha letto Mr. Green lo può leggere come l'autoritratto di Jasper Green, impara anche delle cose su di lui che non sono nel libro, che a malapena sapevo io. Ma chi non ha letto Mr. Green se lo legge e funziona così. Dico ancora una cosa sul meccanismo, perché non l'ha capito nessuno, ma questo non importa, perché c'è molte cose dei libri che scriviamo rimangono nascoste e va bene così, non è che dobbiamo proprio... Però questo libro è costruito su un meccanismo che è talmente, diciamo, surreale o comunque sta dietro la realtà, che per il lettore è difficile arrivarci da sé, diciamo così. Cioè il lettore, ho capito poi, che mette in campo delle resistenze per arrivare a questa roba qua. Preferisce non capirlo, non lo so. Comunque, vorrei dirlo qui a voi, così l'ho detto. Sono due persone che si incontrano, così come nella vita non si può fare, per tre volte, e per tre volte è il loro unico incontro. Le due persone sono le stesse, ma dovete immaginare che si incontrino una sola volta. Semplicemente io ho immaginato che questa sola volta poteva accadere nel modo A, nel modo B e nel modo C, e soprattutto legato alle loro età. Quindi i due si incontrano la prima volta, che hanno più o meno la stessa età, fine. Nella seconda volta c'è un incontro fra loro in cui uno dei due è molto giovane, l'altro comincia a essere già un po' vecchio, e nella terza volta scambiati, quello che era giovane diventa vecchio e quello che era vecchio torna ragazzino, tredicenne. Naturalmente in una vita non è che possono accadere queste tre cose, sono cose che si possono fare in un libro, giusto in un libro, però invece quello che accade nella vita è che te lo chiedi: ma avessi incontrato mia madre quando aveva 13 anni, io ne avevo 65. E ti si apre, no? What if? E ti si apre tutta un'altra roba. Se c'è un pensiero di raggiungere una qualche verità della gente che incrociamo, no? Se possiamo pensare questo, in qualche modo di toccare qualcosa di vero nella gente che conosciamo, come può succedere a prescindere dal fatto di averli conosciuti quando erano bambini, ad esempio? Come si può? O anche, no, tua fidanzata, tua moglie, che non l'hai mai vista veramente quando aveva 10 anni. O non l'hai vista quando aveva 10 anni e tu ne avevi 55. Magari era sotto l'ombrellone vicino ai bagni, e tu vedevi questa bambina, no? Il fatto che non si possa fare questo nella vita dovrebbe suggerirci che non sapremo mai nulla della gente con cui viviamo. E quindi pensare che questo, non dico possa accadere, ma che inventare un libro in cui questo accade è una specie di vendetta da una cosa che nella vita, per una cosa che nella vita viene negata, e che invece sarebbe fantastico. Cioè io essere vecchio e conoscere mio nonno ventenne, che ho le foto lì, no? Però vederlo su una sera, un incidente con la macchina, bam, mi viene detto, io scendo e vedo questo qua di 20 anni, ed è mio nonno, no? Che io invece ho visto quando ne avevo 15, lui ne aveva 80, e quello, ok, ce l'ho da parte, l'ho capito, ma... E tutto il resto? Cioè, mia madre ha 18 anni, ma cioè, com'è che puoi capire qualcosa di tua madre se non hai visto tua madre a 18 anni? Niente, non capirai mai nulla, non è possibile farlo. E in questo libro qua c'è sto piacere qua, invece di prendere tre persone e di incrociarle in questi tre modi per concedere una cosa che la vita non concede mai. E per dare a Mr. Green una specie di spin-off, come dicono. Una qualcosa che vibrava ancora, che faceva ancora suono, musica, e allora ho lasciato vibrare un po' e poi l'ho preso e l'ho messo a suonare in una stanza, diciamo così. E adesso quando mi metto lì il libro sotto il naso è come se vi dicessi, boh, entrate in questa stanza a sentire ancora un eco di questo. Ma se non avete mai sentito la musica di Mr. Green, non importa, potete entrare nella stanza e siete felici uguali e lo leggete a prescindere. Ora, in questa hall reale cercheremo di dare accoglienza virtuale a tanti lettori, tanti curiosi che ci stanno seguendo in streaming in questo momento, con un'intervista atipica, come è atipica questa presentazione e come sono atipiche anche le domande che stanno arrivando, che non seguiranno una linea, quindi sarà proprio un giocare, come si gioca in rete passando da uno stimolo all'altro. Sono domande
Alcune molto semplici, per esempio, per quale motivo hai dedicato il volume delle lampade Caterina de' Medici costruite dal maestro Town? Come mai questa dedica così specifica e puntuale? Perché è tutto complicato, però in realtà poi è semplice, perché in Mr. Green, questo libro, Tre volte all'alba, che lì ha appena citato, ha questa dedica, allora l'ho conservata tale quale nel Tre volte all'alba vero. È un gioco di roba che non sai più dove finisce quello che è vero, il mio nome è vero, sono io che l'ho scritto davvero, ma poi effettivamente lo dedico in questo modo che solo un personaggio di carta come Jasper Green avrebbe potuto dedicare. Sì. E sempre Musetti Stoppini chiede... Musetti Stoppini, questo è il nome Stoppini? D'arte, adesso non andiamo nello specifico. Ben scelto però, Musetti Stoppini. Le tre storie di Tre volte all'alba sono nate seguendo l'istinto, sono nate di getto, anche la sequenza con le quali le hai collocate. No, la prima l'avevo in mente da anni, uno che sta uscendo al mattino prestissimo dall'albergo per andare a lavorare e una che torna prestissimo alla stessa ora, reduce da una serata, e i due si incontrano in questa hall deserta di un albergo. Questo mi viene veramente da lontano. Le altre due c'era un meccanismo che era appunto quello di farli rincontrare età diverse, e diciamo che sì, le storie mi sono venute così, molto istintive, non saprei nemmeno dire come, così, trovate lì. Debbie Twitter invece chiede come mai nei tuoi libri ci sono queste amicizie bizzarre, le chiama, tra bambino e adulto. Non lo so. Prima domanda anche che mi sono sempre fatto su Salinger, perché anche in Salinger c'è molto questo rapporto di amicizia, cioè l'amicizia migliore in qualche modo è fra uno più vecchio e un ragazzino. L'amicizia comunque, un lampo di verità, diciamo, nasce in quella roba lì. Però non lo so, se c'è una ragione psicanalitica non la voglio sapere, però è così, anche fin dall'inizio è così. All'inizio addirittura una cosa mi ero reso conto, che i miei primi libri non ci sono genitori, sono come Paperopoli, Topolia, cioè sono solo zii, vecchi maestri, è proprio la figura del padre e della madre è completamente periferica, proprio. Allora lì capivo meglio. Oggi non è più così, però è vero, Debbie Twitter ha ragione. Una domanda che ritorna, comunque un centro che vedo che cattura un po' l'interesse di tanti è l'alba, cioè questo momento sospeso tra il giorno e la notte che tu hai scelto come cuore di questo libro. Anche questa è stata una scelta guidata dall'istinto, è un momento della giornata che ti piace, è un momento della giornata che non frequenti, che rapporto c'è tra te e l'alba? È un momento della giornata che non vedo quasi mai, perché sono metabolicamente uno lento a carburare, quindi non mi appartiene come luogo della vita. Ma d'altra parte, dato che andavo pochissimo al mare, io ho scritto 900, c'erano mare, cioè evidentemente. Poi no, sono scelte istintive, dove lavora molto, molto, molto l'inconscio, ti devi fidare, basta. Però se poi dopo devo studiare me stesso, certo, l'alba, non posso non capire che l'alba è un posto in bilico, un posto dell'anima e del corpo in bilico. Molti dei miei libri sono collocati in bilico. Se pensi appunto alle mie storie, se pensi al 900, lui che fa avanti e indietro non scende mai, è proprio la ricerca di un non luogo, no? Che non c'è terra, diciamo. Nell'alba, qui tutte le tre storie sono ambientate lì. Sono tutte a bagno nell'alba e di nuovo non c'è terra, no? Perché non sai bene cosa fare, non sai bene se quello che stai vivendo è nella luce della non luce della notte o invece in questa cosa radiosa dell'alba. È una roba, insomma, terra di confine. Evidentemente a me piace mettere le mie storie in questa terra un po' sdrucciolevole. Si scivola. Angela Iacobellis? Le stiamo anche trasferendo sui posti, vedi qua il virtuale e il cartaceo che arriva. Si incontrano sempre. Chiede se per i personaggi ti ispiri a qualcuno che ti circonda o se sono tutti frutto della tua fantasia. Li trovi fuori o li trovi dentro questi personaggi? Sì, diciamo che raramente mi ispiro letteralmente a persone che ho visto, che ho incontrato, che esistono davvero. Piccoli gesti, ecco. Ci sono dei gesti che vengono attribuiti a questo o l'altro, ma
che vengono da cose che ricordo. Penso che per il resto sia una specie di consumo massiccio del mondo che io faccio, che ho fatto, sempre fatto. Tutto sparisce, mi dimentico di qualsiasi cosa e poi in qualche modo ritorno in superficie combinato in maniera completamente diversa in questi personaggi qui. Combinato anche con cose che ho letto, con cose che semplicemente ho visto, non solo con cose insomma della vita. Però insomma veramente di rado io non potrei dire forse neanche un personaggio che poi posso dire. Quello è Gino, mentre conosco amici miei scrittori in cui di ogni personaggio si potrebbero dire, ma se lo vuoi vedere vai dal cartoleria, lo trovi, vedrai che è biondo, non è Bruno, ma insomma è lui. Questo nel nostro mestiere c'è anche questo, ma non è il mio modo di fare, non mi è mai venuto. Anche quindi se non entrerai in un mio romanzo con quegli occhiali, con la barba, sì, no. Rimaniamo sempre in tema personaggi. Elena Basso chiede, non l'hai convinta probabilmente con la risposta di prima, c'è un bel po' di baricco nel personaggio di Mr. Gwynn? Ma lui è uno scrittore, ma non si poteva fare diversamente, perché insomma per la dinamica del libro e per questa invenzione dei ritratti scritti, insomma lui non è che poteva essere uno scultore, quindi... per cui sì, il punto di partenza naturalmente è un mestiere che abbiamo in comune, sicuramente anche una specie di insofferenza che abbiamo in comune io e lui. Poi lui fa però delle scelte che io non ho fatto, infatti pubblica un libro dopo l'altro, ma però ci sono molte cose in lui, ci sono molte cose che sono diciamo il risultato di tanti anni in cui io faccio questo mestiere. Però non era quello che mi interessava, che non volevo scrivere la storia di uno scrittore, ecco, questo era obbligato e quindi l'ho fatto, però in lui ci sono dei tratti che non mi appartengono minimamente, ad esempio lui è maniacale, no? è un ordinato ossessivo, diciamo così, io non lo sono, lui è un solitario estremo, io non lo sono, no, queste cose no. Diciamo che facciamo tutte e due lo stesso mestiere, lo facciamo tutte e due con un po' di inquietudine e ogni tanto con tantissima insofferenza, però al di là di questo non direi. Andiamo su Facebook adesso, dove Alessandra scrive: sembra che tu abbia delle sensazioni da raccontare più che delle storie, è così? Tutte e due, senza storia io non lo faccio un libro. Poi quando mi metto a raccontare una storia, quando ce l'ho e mi metto a raccontare una storia, naturalmente sì, è molto importante. Mi piace che la storia mi porti in posti, in luoghi invisibili per i più, diciamo. E nella luce della storia tu vedi allora delle sensazioni che magari hai nella vita, però non gli hai dato un nome, io per primo non gli ho ancora dato un nome. Invece nel raccontare gli dai un nome, gli dai un profilo, diventa qualcosa che c'è, è lì per sempre. È il senso del mio mestiere, una cosa bella. Tassina di caffè dice: Rebecca di Mr. Gwynn dice che gli piace rendersi irreperibile. Si può dire che questa peculiarità si rappresenta intatta in Tre volte all'alba? Tutte le volte qualcuno sparisce, dice. Quindi c'è proprio questo desiderio, è una fuga, è uno scappare o è un semplice non farsi trovare in quel posto, in quel momento? No, fantastico. Cioè, non l'avevo mai pensato prima, ma è così. Sì, è così. Brava, come si chiamava questa qua? Tazzina di caffè. Perché non scrivi articoli su giornali, recensisci libri? Tazzina di caffè. Fatti viva. La luce torna in mille forme. Ben naturali dice: esiste qualche collegamento tra la luce dell'alba e quella delle Caterina de' Medici? Qualche Caterina de' Medici è una luce infantile, così dice Jasper Gwynn. Quella dell'alba non lo so. In realtà questa luce dell'alba, io come dicevo non è che ne ho viste molte albe, però ogni volta era diversa, mentre la luce del tramonto è una cosa che conosciamo, insomma il colore, il caldo, la possiamo gestire. La luce dell'alba è strana, dipende da dove sei veramente. Io ho visto l'albe livide, albe agghiaccianti, cioè albe brutte, ho visto anche albe radiose come c'è nelle poesie, insomma l'alba mi sembra molto più così, molto più enigmatica, molto più difficile da prendere, da stringere, quello in quel senso lì mi piace, perché ancora più, cioè il tramonto, meno due si baciano al tramonto, ok, ma due si baciano all'alba, boh, cioè,
vuol dire qualcosa, vuol dire niente, fa solo freddo, che ne so. È molto più, sì, misteriosa. E Pier Sandro Palla invece dice: mi piace la sfida di Baricco con la Champions, forza Alessandro. Questo è così, mi passaggerà. Sì, sì, sì. Mi sa che perdiamo, ma con onore. Alti Formaggi, perché anche qui, sai, in rete il personaggio può scegliersi il nome, qua Alto Formaggio. Ti chiede proprio una domanda secca: quali sono i tre ingredienti principali di una buona storia? Oh, purca, difficile. Alti Formaggi. Ah, una buona storia, boh, secondo me deve avere una veramente una buona storia deve fare tipo 2, 3, 4 mosse. Se ne deve fare 11 c'è qualcosa che non va. Può essere una storia, può essere un romanzo geniale, ma non, difficilmente è una storia che si passeranno di padre in figlio o si racconteranno, la gente racconterà a quelli che ama, ecco. Uno direi questo. Secondo, deve far ridere almeno una volta, sempre. Anche Lilia deve far ridere 2 volte, secondo me. E, boh, poi il terzo è difficile, secondo me è difficile scindere la qualsiasi storia dalla voce che la racconta. Cioè, la cosa di cui ha bisogno una storia alla fine è una voce. E, quindi pensare sempre che non ci sono cose che sono belle a prescindere, ma sono cose sono belle da raccontare con quella voce lì. Io penso che la gente anche che tramanda una storia così agli altri, insomma, la racconta alle persone che ama, eccetera, no? Fra gli ingredienti che gli piace la sua voce mentre la racconta, cioè lui si sente bello quando racconta questo. E questo è un ingrediente necessario, cioè deve essere qualcuno che la racconta, anche in forme fredde come la forma scritta, per carità, ma una voce c'è sempre e senza voce non c'è storia. Però, perché me l'hai chiesto molto velocemente, se avevo 2 mesi trovavo una risposta. E usciva un libro anche. Sì, un saggio, qualcosetta. Certo. No, però, mentre leggevo la domanda avrei aggiunto una seconda frase, cioè questi tre ingredienti principali di una buona storia sono gli stessi per lo scrittore e per il lettore? Per una buona storia sì, poi ci sono libri fantastici che non hanno una buona storia. Non è detto che un libro debba sempre coincidere con una storia memorabile, ecco. Oppure ci sono libri che sono costruiti con moltissime storie, per cui uno ricorda piccole, singole storie pazzesche, non so, Cent'anni di solitudine, che però poi è costruito su un'abbondanza, no? Una sovrapposizione orgiastica di storie. Ci sono, però ci sono anche libri che io ho amato molto e che, non dico che non mi ricordo la storia, ma non erano lì esattamente per raccontare una storia, cioè. Non è il tipo di letteratura che faccio io, ma esiste come. Torniamo in Twitter. Sebastiano Valvo chiede: c'è un Baricco pre e post Emmaus o solo io noto la differenza? Anch'io noto la differenza, sì. Lì qualcosa deve essere successo, ma beh, intanto Emmaus comunque è un libro che ovunque avessi piazzato, ovunque qualsiasi fosse stato il momento scelto per scriverlo, sarebbe stato lui, un libro fatto così, in quel modo lì. E sarebbe stato diverso da tutti gli altri, perché è l'unico libro che c'entra con la mia vita, è l'unico libro in cui non ho raccontato un mondo che ho inventato, ma ho raccontato un mondo che ho visto in tutto e per tutto, e quindi sarebbe stato comunque differente. Però è vero che, insomma, anche nel nostro mestiere ci sono delle stagioni, ogni tanto accadono, ci sono delle mutazioni. Probabilmente quella di Emmaus è quella più evidente, e dopo sì, e dopo non è, scrivere poi forse è stata una cosa un po' diversa per me dopo quel libro lì. Però come si chiama questo? Sebastiano Valvo. Sebastiano, visto che tu hai capito questa cosa che è importante, te ne dico un'altra che secondo me in realtà il cambiamento grosso è dopo City, perché io lì ho anche pensato che avevo fatto quello che dovevo fare e, insomma, tutto quello che io volevo fare, buttare lì sul tavolo, l'ho fatto fino a City compreso, diciamo. E dopo, quando sono ripartito, era per andare su strade diverse, che nel frattempo avevo, così, mi erano nate dentro e le avevo viste. E pensavo,
può essere interessante andare in quella direzione. Quindi dovessi proprio trovare, diciamo, un punto in cui c'è un baricco prima e un baricco dopo, direi dopo City, dopo quell'orgia lì di City. Dopo sono ripartito anche, sono anche ripartito proprio come i treni, cioè piano, con senza sangue, con un libro piccolo. Forse lì c'è una ripartenza che mi ha portato poi a, a Emmons. Patrizia Ladaga chiede quale delle tre parti di Tre volte all'alba è quella che ti ha coinvolto emotivamente di più e perché? La terza, perché era quella che conoscevo meno, la prima me l'ero già raccontato tanto, la seconda comunque era venuta quasi subito, la terza praticamente l'ho inventata scrivendola. Non dico che mi ha portato lei, perché sei sempre tu che comandi, sempre quando scrivi, però insomma l'ho vista proprio nascere lì, così, e poi non so, forse c'entrava con delle cose, non so, però insomma è quella che mi ha più, mi piace che lei è vecchia, ecco, non so, forse anche lì c'è questo fatto dell'età, cioè che insomma, mi sento più vicino all'età di lei in quel momento, ed è molto importante che sia vecchia lei in quel momento, vecchia insomma ci avrà, non so, dico meno più, ma come 60 anni, una cosa del genere, più vecchia di me, tendo a sottolineare questo, ma insomma comunque, però c'è questa cosa un po' di, sì, di aver fatto già tanto, combinato già un sacco di casino, ecco, così. E poi lì vicino c'è la vita, quella nuova, no? Forse per quello mi ha commosso di più delle altre, comunque mi ha emozionato più delle altre. Twitter, critica letteraria. Anche qui si parla di svolte di vita, come spesso nei tuoi libri. La concezione di svolta è cambiata negli anni? Ma di svolta della vita non... boh, non credo. Non so se la domanda era sulla svolta della vita o i colpi di scena nei libri, ma insomma... Non è cambiato quello che pensavo delle svolte della vita. Più o meno mi è caduto di rileggere una roba perché dovevo fare una specie di conferenza all'estero, una roba di Oceano Mare, cui veramente ho detto, ma come facevo a sapere allora quello che penso adesso e che non pensavo allora? Perché sono tutte cose attribuite a un personaggio di una certa età, e io ero molto molto più giovane allora di questo personaggio, e gli facevo dire le cose che oggi io ho pensato, comincio a capire che sono quelle lì, no? Per cui lì forse sulla vita non ho cambiato idea molto, su niente, su colpi di scena delle storie sì, è lì perché c'è un baricco prima e un baricco dopo e lì insomma, si apre tutto il discorso. Mara Marallica FB, bravo. Prego. Hai notato che la parola eleganza c'è in quasi ogni pagina di Mr. Gwynn? E non sai quelli che mi hanno tolto nell'editing. Sì, siamo maniaci ossessivi, tutti, noi che scriviamo libri, se no non potremmo scriverli. E come mai proprio quella parola? È una parola che è diventata importante per me, ma l'ho sempre avuta. Non mi ricordo più quale libro, cioè, mi avevano dato il numero delle volte in cui avevo scritto esatto. Non mi ricordo più, ma era un numero da vomitare, cioè proprio. Cioè hai dei periodi in cui ti fissi su una cosa. Adesso questa roba dell'eleganza, non so, mi piace. C'è un modo di dire di una mia amica in francese, che quando si vedono le tragedie, no? Oppure cose grottesche, oppure cose bizzarre nella vita, insomma. Queste situazioni difficili poi, no? Lei dice sempre, restons élégants. E questa roba di rimanere eleganti, nel tempo è diventato quasi un valore per me. Cioè alla fine, cioè fare bene, male, giusto, sbagliato, boh, sai. All'inizio, quando hai 20 anni, credi che c'è un modo giusto... Dopo è un po' diverso, ti viene un po' fuori questo valore del non giusto, sbagliato, bene, elegante, inelegante. E anche nel mondo ti disturba molto l'ineleganza. Cioè alla fine per me, anche tutta l'epoca berlusconiana, insomma, i nipoti, ma nonno, ma quella roba, ma era tanto inelegante, ecco, non so. Che è un giudizio feroce, cioè, vuol dire che no. Non so, col tempo mi è venuto. E nei libri vengono fuori... Vengono in superficie, sì, le tue ossessioni, mediocri anche, no? Perché ci si fissa su una cosa. La domanda di Demita è adatta a un maniaco ossessivo. Cos'è per te la semplicità? Risultato di un lavoro lunghissimo nel nostro mestiere. Cioè, è come fosse, non è il punto di partenza, ma è il punto d'arrivo
per uno come me. Io non ho iniziato per essere semplice, non ho iniziato a scrivere per scrivere semplice, anzi. Per cui poi negli anni è stata una specie di lavoro trovare quella semplicità dentro, nella mia scrittura, nel mio mestiere, nel mio talento. Però anche scoprire un certo tipo di semplicità, voglio dire, di sobrietà di frase, di misura dell'espressione, è stata è tuttora un'avventura che mi accompagna. Molti lettori mi seguono in questa avventura e di cui sono contento. È stato un privilegio per me lavorare così a lungo per scoprire un pezzo di te che non pensavi ci fosse, o una tua abilità, capacità che pensavi di non avere, o un'idea di bellezza per cui avevi avuto solo disattenzione prima, non l'avevi notata, diciamo. Questo qui di diventare diversi, di muoversi all'interno del proprio talento, se hai la fortuna di poterlo fare, veramente è un privilegio. E Critica Letteraria ci porta un po' nel backstage del tuo lavoro e chiede, visto che si parla di editing, ci puoi rivelare più o meno quanto modifichi le tue bozze? No, abbastanza poco, perché sono notoriamente un presuntuoso e quindi tendono a cogliere le segnalazioni. Da giovane ero molto così, adesso anche quello mi sono ammorbidito. Da giovane teorizzavo che gli errori erano significativi, per cui toglierli era come togliere della forza a quello che facevi, no? Non so, le ricorrenze, le ripetizioni, certe lentezze, così. Adesso noto che, non so, gli editor sono bravi, per cui quando vedo la frase che propongono loro, non proprio la frase, insomma l'aggettivo oppure, e dico, è fantastico, è molto più bello del mio. E quindi tendenzialmente tendo a starli un pochino più a ascoltare. Però ecco, non sono uno di quelli che sposta, ad esempio, la struttura del libro, sposta delle parti, oppure cancella delle parti, oppure mette, non so, cambia sui personaggi, interviene pesantemente. Ecco, ma non lo faccio perché sono uno che scrive in un altro modo, cioè sono uno che scrive lentamente, cioè io fino a quando non sono proprio convinto non scrivo, e quindi quando scrivo ho le mie certezze e poi da lì è difficile spostarmi. Alla parola lentamente mi associo subito a questa domanda di Valentina, che invece dice, c'è un po' una vertigine del tempo, devo dirti, caro Alessandro, che mi hai fatto paura con Tre volte all'alba, volevi farmi paura? Intanto vuol dire che ha capito la vertigine del tempo, brava, perché ci siamo in tre o quattro ad aver capito questo meccanismo. E fa paura, bello, brava, sì. Deve far paura. Cioè, in parte è una cosa fantastica, è una grazia, perché sei. Però un po' sì, fa paura e deve far paura. Brava, adesso che me lo dici, mentre scrivevo ogni tanto ho avuto paura di sta roba. Vedi che si scoprono delle cose, madonna mia. Caro Baricco, ciao Baricco, scusa. Che mestiere avresti fatto se non fossi diventato scrittore? Davide Di Capua su Facebook. Questa è una domanda classica, hai una risposta classica? No, nei miei piani avrei dovuto essere in un'università a studiare, ecco. Però devo anche dire che quando ho iniziato a scrivere romanzi la cosa non mi era riuscita e stavo facendo il pubblicitario, che è un mestiere che non avrei potuto fare sicuramente per più di un paio d'anni, perché non faceva per me. Quindi la risposta è veramente non lo so, meno male che mi è entrata sta roba di scrivere, via. Ancora Critica Letteraria con una proposta, però non una domanda. E scrivere un libro sull'assenza, secondo te in Tre volte all'alba ci sono già i semi per questo libro? Sull'assenza? Ma no. No, loro sono. È vero quello che si è detto prima, cioè che stanno tutti scappando, stanno cercando di nascondersi da qualche parte, questo è vero. Però l'incontro è un fatto di presenza, insomma, il fatto proprio di che duri un minuto, 10 minuti o 2 ore, o un'alba, come in questo caso, comunque lì sei, insomma. No, mi sembra un libro invece fatto molto sulla presenza, se devo dire proprio la verità. Un'ultima domanda, la scelgo io tra le mille che stanno arrivando, perché adesso non c'è più il singhiozzo, quindi finalmente. E alla mente la selezioniamo, te ne faccio una domanda invece che me la sono portata da casa dopo aver letto il tuo libro, non l'ho twittata, ma te la faccio
direttamente, che è anche che è una considerazione più che una sensazione, tornando alla sensazione. Cioè, mi è parso che tu abbia goduto tantissimo nello scrivere questo libro, cioè proprio è la sensazione che mi hai passato, di godimento assoluto. Te ne sei accorto, era voluto, era istintivo? No, è voluto sempre, perché io faccio il mio mestiere con moltissima libidine fisica proprio, mi piace, è un mestiere bello da fare fisicamente, quindi non l'ho mai fatto in maniera fredda, diciamo, e quindi sempre voluto. E forse qui sai cos'è? Che c'è, l'80% di questo libro sono dialoghi, cioè gente che parla, gente che no? Il dialogo è tra i materiali che noi, con cui noi lavoriamo, il dialogo è un materiale più fisico degli altri, perché veramente, cioè, c'è proprio più corpo, più è voce, è anche un pochino meno alto, non so come dire. Tutta la mia storia di scrittore nasce con un dialogo. Io ho iniziato il primo libro con un lungo dialogo in cui non c'era nient'altro che dialogo, non c'era nemmeno disse, esclamò, rispose, niente, c'era solo voce. Da quello vedi subito proprio la fisicità, da cui poi la musicalità, da cui poi il suono, cioè tutto questo aspetto del mio lavoro meno cervellotico, meno cerebrale, diciamo, e più animalesco, diciamo. Per cui credo che un po' quella sensazione che hai avuto tu, che credo sia giusta, nasca dal fatto che molto lungo, per molte pagine in questo libro qua, si sta in questo elemento che è molto fisico, che è il puro parlare della gente, non c'è nient'altro, perché anche qua non c'è disse, esclamò, rispose, c'è proprio solo tanta, senti solo le voci, una, due. Chiudiamo con la domanda di Anna Chiara. Abbiamo aperto parlando di, appunto, Tre volte all'alba, e torniamo sul 3. Anna Chiara chiede: ma perché il numero 3? È un richiamo imponente, un richiamo biblico voluto, o anche qui è solo un caso? È un caso, però naturalmente siamo figli di miti, e il 3 è seppur sempre il 3. Non ho la minima idea di perché non mi sia venuto 5 volte all'alba, che invece sarebbe stato anche abbastanza divertente, perché li potevo fare tutte e due all'asilo insieme, cioè potevo fare un sacco di roba. Però è una cosa già presente, perché per dire Oceano Mare, che è uno dei libri che la cui forma è più chiara, è un libro in tre parti, è inesorabilmente costruito a triangolo proprio. La gente ci sta bene, lo abita bene, non si può da fare. Quindi forse c'è anche una specie di eleganza formale, però è abbastanza giusto, no? Cioè, alla fine, se il gioco era quello di farli, cioè anche adesso dovessi riscriverlo, non rifarei tre, sarà solo sudditanza per il mito del tre, oppure che la misura era quella e l'artigiano ha sentito e ha detto no, tre, due, boh, quattro, ma perché tre? Speriamo di averci imbroccato, ma insomma, mi sembra che andasse bene così. Alessandro, è stato un esperimento questa presentazione, quindi insomma, grazie a chi ci ha seguito. Grazie a te. A te e a tutta la crew qui. Insomma, siamo tanti, grazie NH Hotel che ci ha ospitati in questa amata hall. Le domande sono ancora tante, credo che tutto ciò si possa poi rivedere nelle varie piattaforme targate Feltrinelli nei prossimi giorni. Farai l'alba questa notte? 4 volte, non lo so. No, pensavo che mi venuto in mente un pezzo di Tre volte l'alba, che però potrei finire in un altro libro che non so. C'è l'editor che non vuole più sentire quando vede il mio numero, ti ricordo. Va bene, grazie davvero. Grazie a te, ciao, grazie.